Salve a tutti, oggi vi vorrei parlare di un argomento diverso sul mio canale, in particolare la mia esperienza di guida con la prima macchina che ho posseduto e che tuttora possiedo, cioè una Daewoo Matiz del 2004. Prima di iniziare il video, o meglio il discorso, permettetemi di scusarmi ancora una volta perché non dispongo ancora del microfono che vorrei utilizzare, però credo che dal prossimo video sarà disponibile. Allora, cominciamo il discorso sulla Daewoo Matiz, facendo una piccola introduzione su come l'ho ottenuta e su questo, insomma. Allora, io ho preso la patente esattamente 4 anni fa e durante tutti questi 4 anni non ho mai guidato neanche una sola volta. Per cui appunto sono rimasto inattivo da 4 anni. Questa Matiz apparteneva a un parente, a mio parente, che me l'ha lasciata praticamente perché adesso non guida più. E la stessa macchina è rimasta inattiva per ben 5 anni, completamente ferma all'aperto, per cui abbiamo dovuto fare diverse riparazioni. Cambiare dei pezzi, anche un nuovo collaudo, diciamo, però devo dire che è andato tutto bene e la macchina funziona perfettamente. Allora, veniamo a discutere su che cosa ne penso di questa macchina e perché la consiglio praticamente a tutti, soprattutto ai neopatentati e a coloro che necessitano di cambiare la macchina e non hanno grosse disponibilità economiche. Allora, possiamo dire che per quanto riguarda la guida non ho riscontrato il minimo problema. La macchina è molto reattiva, molto manovrabile, il volante gira perfettamente, è sensibile al punto giusto, i pedali sono estremamente funzionanti, sia l'acceleratore che il freno e la frizione. Anzi, per quanto riguarda il freno, mio fratello che guida da diversi anni mi ha detto che la frenata risulta un po' lunga, quindi bisogna magari frenare con un po' di anticipo e premere il pedale a fondo. Però io devo dire che non ho trovato problemi, anche perché comunque è la prima macchina che guido, quindi non posso dire di aver trovato differenze con altre auto. E come dicevo, la guida è estremamente facile, è possibile vedere bene anche tramite i vetri, sia in tutte le direzioni a 180 gradi. Direi che si può guidare in tutte le strade, anche le strade di campagna. Certo, ovviamente non devono essere strade particolarmente sconnesse perché lì ci possono andare solo fuoristrada. Ma comunque diciamo che è la perfetta city car in città e funziona alla grande, anche per i parcheggi, per percorrere lunghe distanze e tutto questo, insomma. Devo dire che il motore lo stesso è molto convincente, si tratta di un 995 di cilindrata. Devo dire che è ben performante anche in strade di salita, diciamo che lo fa senza problemi, anche salite piuttosto ripide. Io guido a Cagliari e a Cagliari ci sono diverse salite piuttosto ripide e non ho mai trovato difficoltà. Per quanto riguarda gli interni, possiamo dire che quello è una nota dolente, nel senso che sono piuttosto piccoli, cioè soprattutto i portaoggetti sono piuttosto piccoli, c'è poco spazio per mettere degli accessori, magari oggetti che servono dentro la macchina per la guida e tutte queste cose. Anche il cofano è un pochino piccolo. Non sono presenti neanche, per esempio, manca la luce verde che segnala l'accensione dei freni abbaglianti, però non è niente di negativo, anzi mi ricordo quando ho fatto la scuola guida che non è obbligatoria la presenza, basta che praticamente ci si accorge dei freni abbaglianti quando sono accesi, se non ci sono luci, se non c'è la luce blu degli abbaglianti, oppure se è accesa la verde, quindi niente di irregolare, diciamo. Anche il cofano purtroppo è piccolo, però diciamo che mi aspettavo di peggio e
con un po' di pazienza ci si riesce a far stare diverse cose. Riguardo i pezzi di ricambio, devo dire che come ho detto all'inizio, la macchina è rimasta inattiva per 5 anni, quindi mio zio, che fa il meccanico, ha dovuto cambiare diversi pezzi, però ha trovato tutto, quindi nonostante la macchina abbia 15 anni, tutti i pezzi da cambiare sono stati cambiati, anche la pezzi importanti come la pompa di benzina, e candele, pastiglie, queste cose, i cristalli, quindi da questo punto di vista nessun problema. Per quanto riguarda i suoi più grandi pregi, possiamo dire che c'è, come dicevo, l'affidabilità, la manovrabilità, la compattezza, in quanto la macchina, anche se ha 5 porte, quindi ci stanno appunto 3 persone dietro e 2 davanti, e devo dire che a prima vista può sembrare magari da dentro soprattutto piuttosto, non dico grande, ma di medie dimensioni, invece è perfetta, le dimensioni sono molto contenute, ci si può parcheggiare quasi ovunque, quasi come fosse una smart, quindi da questo punto di vista è ottimo. Inoltre posso assolutamente dire che si tratta di un'auto longeva, è molto molto affidabile. Io ancora oggi, nonostante siano passati molti anni, ne vedo parecchi in giro, e questo significa che la macchina è affidabile, che dura nel tempo e negli anni. I difetti, come dicevo appunto, purtroppo sono gli spazi interni soprattutto, e il portabagagli poco capiente, perché ci stanno pochi oggetti dentro, quindi non potete caricarla più di tanto, però diciamo che non è un grosso problema. Dimenticavo, tra i pregi posso inserire anche il fatto che consumi poco, se riescono a fare circa 16 km con un litro di benzina, per cui direi che va molto bene. Ci sono macchine che consumano molto di più anche nella categoria della Matiz, per cui perfetta. Allora, per quanto riguarda a chi posso consigliarla, la consiglio sicuramente ai neopatentati o a chi come me appunto sta facendo ancora esercitazione di guida, perché da questo punto di vista è perfetta, molto maneggevole, molto pratica, reattiva, ideale appunto per chi è poco esperto, ma direi che è perfetta anche magari per persone anziane, per ragazzi anche che sanno guidare bene, diciamo che non sono neopatentati, perfetta per il tragitto casa, scuola, lavoro, perché appunto si può parcheggiare ovunque. Non la consiglio invece a chi magari ha una famiglia piuttosto numerosa che deve fare la spesa, magari caricare cartoni di acqua, caricare oggetti grandi, perché non ci stanno appunto in macchina, e magari appunto non è adatta per lunghi viaggi, perché sì, piuttosto spaziosa, però magari a lungo, dopo diverse ore, si inizia a diventare, essere un po' scomodi dentro, perché soprattutto magari se siete delle persone alte che avete necessità di allungare le gambe, ecco, questo purtroppo non sarà possibile. Quindi vediamo un piccolo riepilogo con i dettagli, dati e dettagli. Il motore è un 4 cilindri in linea a benzina, cilindrata 995 cm3, potenza 46 kW con 63 cavalli, velocità massima 155, consumo medio circa 16 km, da 0 a 100 impiega 14 secondi circa, emissioni di CO2 a 157, coppia max circa sui 44.300 giri al minuto. Poi potete vedere i dati completi nell'immagine che appunto ora state vedendo. E niente, io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione, come vi dicevo ve la consiglio un po' a tutti, a meno che appunto
non siate una famiglia piuttosto numerosa che necessita di fare la spesa con questa macchina. La consiglio anche come seconda auto, se avete una macchina più grande di questa. E niente, sono rimasto positivamente colpito. E niente, grazie, alla prossima.